Ciao a tutti, oggi vi proporrò due diversi modi di cucinare le melanzane, due ricette semplicissime e velocissime da fare che diventeranno in poco tempo i vostri piatti salva cena preferiti. E si tratta degli involtini di melanzane e delle pizzette di melanzane, davvero sfiziosissimi. Per prima cosa ci occuperemo di privare le melanzane dalle estremità, dopo averle lavate e asciugate per bene, e successivamente le taglieremo a fette sottili con una mandolina, diciamo 2-3 mm. Passiamo poi le fette nell'olio extravergine d'oliva e nel pan grattato, mescolato con un pochino di sale, e poi le adageremo sulla leccarda del forno e su una teglia, perché utilizzando due melanzane usciranno parecchie fette. Ed eccole qui, vedete quante sono. Le inforneremo a 200 gradi per 20 minuti circa. Trascorso questo tempo potremo iniziare a formare gli involtini. Su ogni fetta mettiamo petto di tacchino arrosto e provola affumicata, arrotoliamo stretto stretto su se stesso e blocchiamo con uno stecchino. Faremo lo stesso procedimento anche con le altre fette. Io ne ho fatte una decina così e una decina con sugo di pomodoro preparato precedentemente e mozzarella, giusto per variare un pochino il gusto. Mentre il resto delle fettine, quindi 5 o 6, le ho farcite a mo' di pizzetta, per cui sempre sugo sopra, mozzarella e aggiunta di origano. E via di nuovo in forno a 180 gradi per altri 7 minuti, o comunque finché il formaggio non si sarà tutto sciolto. Ed eccoli prontissimi, involtini e pizzette di melanzane pronti per essere gustati. Vista la mia recente passione barra ossessione per le pizzette, non potevo non provarle anche di melanzane, ovviamente. Sopra ho aggiunto qualche fogliolina di basilico che fa profumare ancora di più il tutto. Oltre ad essere un salvacena, secondo me potrebbero anche essere dei piatti unici salva pranzo, da preparare in anticipo e quindi ottimi pure da gustare freddi. Ma che bella figura che fanno sulla tavola, si mangiano prima con gli occhi. Ora vi mostro l'interno di un involtino e guardate quanto fila, è troppo buono. E vi faccio vedere anche quanto è sfiziosa la pizzetta di melanzana, morbidissima, gustosa e ricca di sugo e mozzarella. Spero tanto che questa ricettina vi sia piaciuta, anzi che queste due idee vi siano piaciute. Vi mando un grandissimo bacione e vi rimando ai prossimi video. Ciao!